Il tema di oggi è sempre più famiglie divise all'interno dei testimoni di Geova, cresce la sofferenza e il dolore. Ebbene, sin da piccolo ho visto molte persone che non parlano più tra di loro, ex coniugi, ex amici, ex familiari, e hanno avuto dissidi, hanno avuto diverbi, litigi. In mezzo proprio anche ai miei parenti, però a volte erano anche per futili motivi. Si è trattato sempre di scelte individuali. Poi chi di noi non ha assistito a programmi televisivi dove danno spettacolo per vedere tristi storie, cercando così di ravvicinare assieme persone che non si parlano più da tanti anni? Ma vedete, cari ascoltatori, esistono situazioni molto diverse rispetto a queste. Mai e poi mai avrei pensato che organizzazioni religiose riconosciute come enti morali potessero promuovere questo tipo di divisioni. Vi posso dimostrare che ci sono famiglie divise a motivo di ordini superiori che pervengono da questi capi religiosi che vengono rivolti in modo perentorio. Di non salutare e di non rivolgere la parola a coloro che non desiderano più far parte della religione, oppure familiari che non lo sono mai stati, fanno parte di religioni diverse. Non è una mia visione delle cose, basta che andate un pochettino in internet e famiglie divise dalla religione, noterete che non si tratta soltanto di riflessioni, ma si tratta di nomi e cognomi di persone che hanno le famiglie divise e che dimostrano come è accaduto questo, in base a che cosa si trovano ad avere la famiglia divisa. Ebbene, io vi ho detto che vi posso dimostrare perché una di queste organizzazioni sono appunto i Testimoni di Geova, di cui io ne ho fatto parte appunto per 40 anni. In un articolo della loro Torre di Guardia recente dice quanto segue. E possiamo notare come sottolinea questa Torre di Guardia la condotta che deve tenere ogni testimone di Geova quando ha a che fare con un familiare che non è appunto un testimone di Geova. Da sempre vi posso dire che tutti i testimoni di Geova cercano di vedere Torre di Guardia dopo Torre di Guardia se c'è una specie di ammorbidimento di questa direttiva. E invece si è notato, si continua a notare quasi mese dopo mese, che le cose sono diventate sempre più rigide e questo lo si capisce dai discorsi che fanno i vertici dei testimoni di Geova, gli articoli che appunto stampano quotidianamente nella scrittura del giorno oppure nel broadcasting, nel video che loro fanno e diventa appunto un ribadire con intransigenza che loro devono attenersi a questa regola. E qual è questa regola? Sentite cosa dice la loro rivista che vi ho citato. Dice: la verità non porta pace, ma spada. Pensate un po' come si presenta un'organizzazione religiosa. Dice che fa dire alla Bibbia una cosa che la Bibbia non vorrebbe mai dire e usano la scrittura e non pensate che sia venuto per mettere pace sulla terra, ma sono venuti a mettere spada. E come possiamo dimostrare che rispettiamo la disciplina di Geova? Ebbene, la rispettiamo anche se in primo momento può causare dolore, la disciplina di Geova produce i migliori risultati a lungo termine per tutti, compreso il trasgressore. Chi vi parla invece può dirvi che nel corso del tempo vi posso dimostrare con i nomi e cognomi di persone che hanno tentato suicidio o addirittura di persone che hanno dimostrato che hanno perso il proprio figlio perché si è suicidato. E ci sono svariati casi di tentato suicidio nel corso del tempo di persone che hanno appunto perso i propri familiari a causa di questa politica così balorda. Dice sempre la rivista: Geova, ad esempio, ci comanda di cessare di mischiarci in compagnia di peccatori che non si pentono. Anche se questo potrebbe farci soffrire, dobbiamo evitare contatti non necessari con un familiare disassociato,
attraverso telefonate, messaggi, lettere, email o social network. Avete visto? Quando dice i peccatori, qui si intende di persone che non consentono più di rimanere nell'interno di questa organizzazione, non consentono di essere indottrinati dalle dottrine di questi uomini e vengono appunto chiamati peccatori perché sono proprio dissidenti e basta. Poi avete visto come usano spesso la parola potrebbe farci soffrire, quindi non è che vi sto inventando io che esiste questa sofferenza e il dissenso che ci sono nelle famiglie. Loro stesso lo scrivono che questa politica crea sofferenza. Quello che sta succedendo all'interno di questa organizzazione è sconosciuto alla maggior parte di chi mi ascolta e delle autorità e degli stessi testimoni di Geova che non si informano. Io ringrazio Radio Maria, vorrei prendere questo momento per dire grazie, perché molti ci scrivono dicendo grazie a Radio Maria per lo spazio che ci concede per conoscere queste realtà, queste novità all'interno di questa organizzazione. E i ringraziamenti continuano ad arrivare regolarmente dalla Svizzera, dalla Germania, telefonate che vengono fatte direttamente per dire siamo veramente contenti perché ci state informando di tutto questo. Quando ero ancora un testimone di Geova, leggevo di ex che descrivevano questa organizzazione come una DV di famiglia. Ma non credevo affatto, sapete? Veramente, ero un anziano dei testimoni di Geova e dicevo: no, cari fratelli, non dovete dare ascolto, sono veramente bugie, erano accuse fatte dai dissidenti. Ho dovuto ricredermi. Anno dopo anno sono aumentate le persone che segnalano di avere la famiglia divisa e si sentono abbandonati da tutti. Ora anche io vivo questa situazione che non me lo immaginavo. Non ho più i miei familiari. Da moltissimi anni, già dal 2000, non abbiamo più alcun contatto con loro. Ma vi voglio leggere una esperienza che è toccante per far capire qual è la sofferenza che si vive quando è una famiglia divisa. E una foto che ci è pervenuta, la foto fatta da un figlio al proprio padre. Dice: ho chiamato mio padre e ho chiesto se io e suo nipote avremmo potuto fargli visita. Mi dice di sì e si offrì anche di preparare un pranzo, ma poco prima di servire il pasto disse che non si sarebbe seduto allo stesso tavolo con noi. Quando ho chiesto perché, ha risposto: l'organizzazione dice così. A causa di questo sfogai i miei sentimenti di circa 30 minuti descrivendogli i danni causati dall'ostracismo e da altre politiche di questa organizzazione. Mi ha ascoltato educatamente, ma era in modalità di dissonanza cognitiva, quindi nulla di quello che le ho detto è rimasto registrato in lui. In realtà, i miei commenti su questo argomento probabilmente lo hanno reso ancora più risoluto nelle sue convinzioni, ma non me ne rendevo ancora conto all'epoca. Dopo il mio sfogo, mio padre ha servito il pranzo a me e mio figlio e poi si è seduto da solo in una piccola area della cucina con la schiena rivolta a noi mentre mangiava il suo pranzo. Mi sono seduto lì senza parole, cercando di capire cosa stava succedendo nella sua mente. Così mi venne in mente che dovevo catturare questo momento sul mio smartphone e feci la foto. Mentre mangiavo il mio pranzo, un sentimento di pura tristezza mi inghiottiva. Ma come mi sentivo male per me, ho avuto questa sensazione torcicollo anche per il mio padre. Questo doveva essere molto più difficile per lui. Ecco, lì, nella cucina, da solo, in un angolo, un uomo di 80 anni che pensava che stava facendo tutto bene per il suo Dio. Sente di dover soffrire per questo atto che prova dentro di sé, perché dice che è sbagliato parlare con chi non è testimone di Geova o chi non segue più l'organizzazione di Dio. Tuttavia, la storia non finisce qui. Mio figlio sta crescendo osservando questa follia che le passa davanti agli occhi e si chiede anche lui perché. Ma può questa organizzazione essere così cieca davanti ai danni causati da questa politica dannosa dell'ostracismo, non solo per noi adulti, ma per i bambini innocenti che non hanno alcuna colpa della situazione? Le lacrime
scorrevano giù sul mio viso mentre guidavo lontano dalla casa di mio padre, ma non solo per me, non solo il mio dolore, ma anche il dolore di mio padre. E vi posso garantire che non è la situazione solo mia. E qui termina l'esperienza. E vi posso dire, avete notato bene, quando le ho chiesto perché, lui ha detto perché l'organizzazione chiede questo. Sì, l'organizzazione che chiede di sacrificare ciò che si prova e ciò che si pensa in nome di una fiducia, appunto, a questa organizzazione. Non è l'unica, non abbiamo il tempo, ma ne ho centinaia di queste, credetemi, di queste esperienze, di persone che hanno questo problema. Una la stiamo vivendo proprio in questo periodo a Cagliari, dove questa persona che vi dico, Ignazio, l'avete già sentito, ho parlato di lui proprio nell'anno 2016, quando uscì questo giornale che ho qui davanti, dove dice la mia famiglia è rovinata dai testimoni di Geova. I testimoni di Geova sono entrati in casa mia e mi hanno rovinato la vita. Ecco cosa dice questa persona che vede il matrimonio andare a rotoli e attribuisce tutta la responsabilità a chi è riuscito a far convertire la propria moglie. Un elettricista testimone che aveva fatto un lavoro a casa, poi è ritornato per un collaudo e allora aveva cominciato il primo approccio con la moglie a parlare appunto dei testimoni di Geova. Poi avanti dopo passo dopo passo è venuto anche i momenti in cui non ero in casa e l'ha convinta a cambiare vita. E ora mi trovo ad affrontare nell'anno 2021 una causa in tribunale, appunto, per cercare di mantenere unita la mia famiglia. Ve ne potrei citare veramente tantissime. Una di queste invece vi cito quello che i testimoni di Geova stesso pubblicano, un video di una madre che lava i piatti con a fianco il suo telefonino che squilla e non risponde alla figlia, che non è testimone di Geova, lontano dalla famiglia. Perché ha chiamato? Cosa voleva quella famiglia? Quella figlia aveva bisogno di aiuto? No, questa madre non ha risposto perché questa figlia non condivide la stessa idea dei testimoni di Geova. C'è un altro video dei testimoni di Geova dove mostra che i fratelli, i testimoni di Geova, applaudono una ragazzina di 10 anni che ostracizza la sua propria sorella. E possiamo continuare a tutte quelle persone che chiamano, alle centinaia delle persone che hanno praticamente la famiglia divisa, rovinata. Io non credevo a tutto questo, non ci credevo quando ero testimone di Geova, ma vi posso dire che è una realtà che sta sconvolgendo i testimoni di Geova. Ecco perché oggi noi parliamo di questo ed è una realtà ben precisa. Molti testimoni non credono più alle bugie di questa organizzazione di cui sono soliti nutrirsi. Ora, sanno in verità cose, nocive in merito a questo provvedimento che fa questa organizzazione verso chi non è testimone di Geova, chi ha un'altra religione oppure chi dissente e decide di uscirne. Non possono più chiudere gli occhi davanti a questa sofferenza dichiarata proprio da loro, come avete sentito, sofferenza che sta coinvolgendo migliaia di famiglie di testimoni di Geova. Non possono più far finta di niente, ma molti forse si chiedono: ma come mai sono arrivati a trovarsi in questa situazione? Bene, vi leggo cosa dice un'espressione. Avete sentito che il signore è venuto attraverso un idraulico che ha parlato e poi piano piano si è trovata la famiglia e adesso a giugno dovranno andare in tribunale per sapere che fine faranno, a chi verranno assegnati i figli e se ancora avrà una famiglia. È da tanti anni che stanno cercando un confronto, ma non c'è mai stato, non c'è mai appunto la disponibilità alla pace e all'unione della famiglia. Ho esagerato? No. Abbiamo casi a Roma, abbiamo casi in tutte le parti d'Italia. Non posso citarvi tutti questi casi, ma vi dico soltanto che la situazione è crudele ed è ingiusta. Un atto spregevole di un gruppo coercitivo pseudo-religioso che ha paura di perdere appunto i suoi membri e i propri funzionari. Il mio obiettivo con questo tema è quello appunto di far luce su questa sofferenza di tante famiglie divise, una drammatica situazione di questa organizzazione che lo nega attraverso propaganda di tutti i giorni, si presenta come la migliore, l'unica
al mondo e nasconde pubblicamente ai media e ai funzionari pubblici e ai propri addetti quello che in realtà sta vivendo. Grazie a Radio Maria perché ci dà la possibilità appunto di informare in merito alla sofferenza e a dire a tutti prestate attenzione perché si inizia sempre ad ascoltarli, a farli entrare, offrire un caffè e poi ci si può trovare con la famiglia divisa.